Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Lo so che questo video appare totalmente a caso sui vostri schermi, avete ragione, ma diciamo che ho deciso di fare una cosa che invece non avevo mai pensato che avrei portato su questo canale ed evidentemente stare un po' lontana dal canale mi porta a fare tutta una serie di riflessioni un po' strane, tipo, è una buona idea parlare dei miei fantasy preferiti? In un unico video, ok, tra l'altro spero rimanga un solo video, ma vedendo la lunghezza di tutto quello che mi sono appuntata, direi che è abbastanza difficile, ma ci proviamo. E allo stesso tempo non era una cosa che avevo mai desiderato, cioè quella proprio di fare un unico video dove racchiudo e racconto le cose che mi sono piaciute di più, un po' perché lo trovo una cosa un po' definitiva, però alla fine della fiera. Era un po' di tempo che ci pensavo, ma alla fine non parlo mai proprio delle cose che proprio più amo, cioè di alcune le conoscete bene, infatti poi le affronteremo anche in questo video, ma molte altre invece proprio secondo me sono comparse solo per accenni sul canale. E quindi, vabbè, morale della favola, siamo qui oggi a parlare di quelli che sono i miei fantasy preferiti. Ovviamente farò una serie di premesse iniziali, come solito, totalmente inutile perché già mi immagino la sezione commenta divisa in due e già so cosa leggerò, questa cosa mi spaventa ovviamente, come sempre, però partiamo dal primo concetto che è quello basilare e questo ci tengo che lo assorbiate, lo spero chiunque ascolti questo video. Questa non è la classifica dei migliori fantasy del mondo, anche perché io non ho la pretesa di poter definire quali siano i migliori fantasy del mondo, la trovo anche una pratica e un esercizio molto inutile che trova il tempo che trova perché di solito ci finiscono le opere, insomma, un po' più popolari, un po' più cose. Vabbè, a me annoia molto la lista dei migliori fantasy. Questo video invece vuole essere un'altra cosa, è la lista dei miei fantasy preferiti, cioè le cose che io nel corso della mia vita da lettrice ho preferito, quelle che mi sono rimaste appiccicate addosso, quello che ora, se ci penso, sono proprio quei libri che, se io penso al fantasy, per me hanno significato qualcosa. Cioè, è proprio la mia lista delle cose belle, quindi, insomma, spero che questa cosa la possiate rispettare. Quindi non ve la prendete se vedete dei libri che non vi piacciono, non ve la prendete se non ci sono i vostri preferiti, cioè questa è la mia lista di cose belle. Poi voi immagino ne abbiate un'altra, la lista dei libri migliori di tutto il mondo la farà qualche altro creator, non la farò io. Altra cosa che il motivo per cui anche io questo video non lo volevo fare negli anni precedenti è che io trovo molto più facile parlare delle cose in maniera critica, di quelle che non mi piacciono, perché ci metto dentro un sacco di dinamiche, le analizzo in una maniera quasi più razionale probabilmente. Invece le cose che mi piacciono e in generale le cose che ci piacciono toccano delle corde che molto poco hanno a che fare con la razionalità molto spesso, ma sono tendenzialmente legate a qualcosa che ci rimane appiccicata addosso. Sono belle proprio perché si aggrappano a te, e in questo caso a me, per mille motivi diversi che secondo me hanno spesso più a che fare con la nostra esperienza al momento in cui lo leggiamo, le cose che parlano a noi, perché molto spesso magari anche dei libri bellissimi per noi risultano freddi proprio perché ci parlano poco, rappresentano poco quello che diciamo vogliamo in quel momento, e invece altri che magari diciamo a un livello di analisi letteraria potrebbero sembrare peggiori, però allo stesso tempo ci parlano molto di più. Ecco, quindi anche questa è una delle componenti che mi ha un po' frenata dal fare questo tipo di video. E devo dire che effettivamente quando io mi ritrovo a parlare delle cose che amo, faccio un sacco più fatica rispetto alle cose che detesto, perché proprio mi si attivano dei processi diversi e questo mi fa sempre fare un po' fatica, soprattutto in questo tipo di approccio al video. Ecco, quindi quella che vedrete non è una rassegna analitica delle cose, diciamo perché mi sono piaciute da un punto di vista prettamente di analisi letteraria, ma perché mi sono piaciute e vi racconto la mia esperienza legata all'opera, le sensazioni che provo io legate all'opera, magari anche un ricordo legato a queste, quindi cioè hanno un motivo che è più personale che è proprio oggettivo, quindi ecco, diciamo che già dalle premesse sarà un casino. Ultimissima premessa, io penso questo della lettura, ovvero che penso che questa lista, che non è una classifica, perché cioè anche qui è difficile per me fare una classifica proprio chiusa, è una lista di cose che mi sono piaciute e proprio le mie preferite. Però questa è una lista aperta, io voglio continuare a pensare che sia così, perché
arrivato più poi. In questa lista troverete delle cose che io probabilmente ho letto alle elementari, altre che ho letto alle medie, altre alle superiori e altre da più adulta, insomma, e alcune anche pochi anni fa, devo dire. Perché? Perché chiaramente io non vorrei mai che questa lista rimanesse chiusa e fosse già chiusa con le mie cose preferite. Anzi, voglio sperare che nei prossimi anni si arricchirà perché io avrò incontrato delle nuove cose bellissime da inserirci, perché questo mi dà speranza, insomma, nella lettura. Quindi dai, queste le premesse del video, ma una info in particolare invece ve la voglio dare. Ho organizzato un viaggio insieme ad Ecoway Travel, andiamo in Transilvania. Ci sono ancora dei posti, quindi se volete partecipare, giù nell'info box trovate tutte le info. È un percorso che abbiamo studiato insieme ad una guida locale. La nostra intenzione è andare alla ricerca della figura del vampiro e ricostruire un po' della storia del folklore romeno, soprattutto della regione della Transilvania, e quindi secondo me è una buona occasione. Vabbè, nell'info box tutte le info. Direi che effettivamente potremmo partire. Cosa dici, Pipi? Allora, partiamo dalle cose non sconvolgenti, secondo me, perché se mi avete sentito parlare in altri video di questa opera, conoscete bene il mio amore per La Bussola d'Oro e in generale per la trilogia di Queste Oscure Materie di Philip Pullman. Io la considero una delle mie opere preferite per tanti motivi. Il momento in cui ho trovato probabilmente per la prima volta un'opera che riuscisse a esprimere un concetto che io sentivo ribollire dentro ma non riuscivo a mettere a parole e soprattutto che riuscisse a esprimere probabilmente anche a livello filosofico in un'epoca in cui per me era pre-filosofica, cioè perché stiamo parlando del primo libro che ho letto alle elementari. In questo momento per me è stato, cioè, proprio un inizio di qualcosa di più grande. Sì, erano le elementari perché era il 98, diciamo che io trovo questo, la piccola Tiffany una volta trova Queste Oscure Materie, in realtà con La Bussola d'Oro, in biblioteca, quando ancora mi fidavo di tutti i consigli della bibliotecaria, che è stata preziosissima nella mia formazione, soprattutto anche sul fantasy, mi ritrovo catapultata in queste atmosfere steampunk, che fino ad allora non avevo mai conosciuto, ecco, o intravisto in qualche film. Comunque, insomma, cioè nel grigiore della pianura padana io scopro lo steampunk e sbam. Comunque, di cosa parla La Bussola d'Oro? Sì, metterò anche qualche trama in ognuna di queste opere. Comunque, insomma, Lyra è una ragazzina che vive ad Oxford nel Jordan College, però in un mondo che non è il nostro, ma è un mondo parallelo, che è anche molto diverso da quello che conosciamo. E questo mondo sta attraversando un periodo critico. C'è una luce misteriosa vicino che si assomiglia all'aurora boreale o che riproduce l'aurora boreale, dalla quale cade una polvere di provenienza ignota e nessuno sa che cosa sia veramente questa sostanza. Anche perché ha delle proprietà oscure. Uomini di scienza, autorità civili, ma soprattutto quelle religiose, in particolare questo che si chiama Magisterium, si interessano e la stanno studiando e allo stesso tempo però ne hanno anche una certa paura, ne hanno un certo timore. Lyra, che è una bambina estremamente intrepida e senza paura, si ritrova al centro di una serie di intrighi e quando intuisce che sotto ci sono cose molto oscure che stanno succedendo, decide di andare alla ricerca della verità, grazie anche all'aiuto proprio di questo oggetto che ha ricevuto in dono che si chiama Aleitiometro, che è una specie di bussola, ecco, e insieme al suo fidato Daimon, tramite le fattezze di animali, in verità racchiude l'anima di una persona ed è esterno alla persona. Il suo Daimon è Pantalaimon, eccetera, e dopo che il suo migliore amico Roger è scomparso, inizia appunto la loro storia. Io sono terribile a raccontare le trame, cioè non venderei un libro manco a pagare. Ecco, la cosa che io ho trovato qua dentro è soprattutto un tema che a me sta molto a cuore, che è quello dello spirito critico, del rimanere con gli occhi aperti e lucidi anche attraverso la vita di tutti i giorni. Ecco, mi è proprio rimasto appiccicato addosso. L'ho sentito proprio forte ed espandersi, soprattutto grazie alla lettura della Bussola d'Oro. Cioè, di Pullman io credo anche a distanza di anni e dopo diverse riletture, proprio di amare
amare la sua capacità di rendere dei concetti molto complessi in una maniera chiara e semplice che arriva addirittura ai bambini, eppure senza perdere un minimo il suo stile, e avendolo bello in testa, compatto, efficace e diretto. Ecco, io credo che sia comunque un libro che ha un indirizzo middle grade probabilmente all'inizio per poi crescere probabilmente, però credo che dica molto di più agli adulti, ai giovani adulti ora che forse in passato, soprattutto in tempi come questi. C'è sempre da tenere bene a mente il tema della bussola d'oro, il legame con il daimon, lo spirito critico, il rapporto con la scienza, l'oppressione religiosa, ecclesiastica delle sue strutture. È una serie ricchissima di avventure, piena di colpi di scene, trame, sottotrame, e poi ecco, arrivi al cannocchiale d'Ambra alla fine e io credo, cioè proprio credo che sia una delle espressioni migliori di filosofia nel fantasy, è il mio preferito della trilogia e io credo che Pullman abbia raggiunto proprio vette che nessuno mai, davvero. Poi a me questa cosa, cioè, è rimasta talmente appiccicata che lo amo proprio come concetto, cioè Lyra che per sopravvivere non fa altro che mentire agli adulti, nascondersi dal mondo degli adulti, riceve l'alettiometro che fondamentalmente serve per conoscere la verità, no? E per me è sempre stata una metafora bellissima sulla resistenza dei bambini e sulla sopravvivenza anche dello spirito dei bambini, che in realtà è molto più puro e molto più cristallino di quello degli adulti, anche quando mentono, perché mentono proprio per conservare questa loro identità e per sopravvivere. Ecco, cioè è come se si difendesse a tutti i costi da ogni tentativo di seppellimento della loro identità, e lo fa Lyra in questa metafora meravigliosa. Ecco, vabbè, direi che probabilmente questi sono in maniera molto sconclusionata le cose che, se io ripenso alla bussola d'oro, amo di più il momento in cui si è inserita, e quindi chiaramente, cioè, parto da qui per cercare di fare un po' un percorso insieme. Anche qui io non credo sconvolgeremo nessuno perché ne avete sicuramente già sentito parlare su questo canale e stiamo parlando del Nessun Dove, cioè Neverwhere di Neil Gaiman. Allora, devo dire che l'opera di Gaiman, sicuramente la mia preferita è e rimane sempre Neverwhere. Banalmente la trama racconta di Richard Matthews, che è un impiegato con una vita molto ordinaria, molto tranquilla, nella Londra, diciamo, che conosciamo tutti. E grazie ad una coincidenza stranissima e molto fortuita, un giorno, incontra una ragazza che è ferita e gli chiede aiuto. Ha un bizzarro nome che è quello di Porta. E Richard ovviamente deciderà di soccorrerla ed aiutarla e soprattutto cercherà di portarla in un luogo sicuro che all'inizio è casa sua, da questi inseguitori misteriosi che sono alla sua ricerca e insomma lei è in pericolo. Richard grazie a lei si avventurerà e rimarrà anche bloccato tra le strade di una Londra secondaria, una Londra del sottosuolo, cioè situata proprio sotto quella che tutti conosciamo e scoprirà l'esistenza appunto di un mondo parallelo dove convivono tutte le persone che sono state emarginate dalla società, che sono state scacciate, quelle che vivono ai margini, gli invisibili, i pazzi, quella gente che noi tendiamo ad ignorare e che sono finiti nella Londra di sotto. Allora, fate conto che qua lo zoo non stia andando avanti così, ma è così per tutto il video, va bene. Allora, forse il Nessun Dove è stato uno dei miei primissimi incontri con l'urban fantasy, che devo dire, è probabilmente uno dei miei generi preferiti. Comunque, secondo me si capisce le cose che piacciono a me. Vedrete molte cose ricorrenti, ma perché ovviamente, come tutte le persone, c'ho delle cose che proprio, cioè, parlano a me, sono fatte per me, chiaramente. Mimmi, ti prego, basta, placati. No. In questo caso, ovviamente, ci troviamo in un ambito urban fantasy con tinte però decisamente dark e anche grimdark. Grazie a questo io e questo genere ci saremmo proprio amati, saremmo andati molto d'accordo sicuramente. E per me leggere Neverwhere e il motivo per cui io amo probabilmente il Nessun Dove è che risponde ad una semplicissima domanda, cioè leggerlo è come chiedersi: ma tu ci credi nella magia? Cioè, e tu razionalmente rispondi no. Cioè, risponderesti poi di no nel mio caso, però dentro di te lo sai benissimo che la risposta, quella più vera, quella più sincera, è
Sì, cioè, o soprattutto io ci spero, perché è l'unica cosa possibile, cioè l'impossibilità che possa esistere questo altro mondo, secondo me, renderebbe le nostre vite molto più tristi, invece noi vogliamo continuare a sperare. Ecco, secondo me Neverwhere rappresenta proprio questo, cioè quella cosa lì, è un po' come quando Alice capitombola dentro il buco della tana del bianconiglio, no? Richard si ritrova in una Londra secondaria che è esattamente sotto la Londra più ordinaria, più monotona, più quasi noiosa, no? Della vita di tutti i giorni, tra l'oscuro e l'imprevedibile, che non conosce chiaramente, tra molte fratture, che spesso è sicuramente un mondo brutale, non sa bene come affrontare, però esiste quel mondo e questo secondo me è tanto ciò che spinge Richard in avanti quanto noi lettori e lettrici di fantasy. Appunto perché questa curiosità è come se gli desse un calcione nel culo e io credo che chi legga fantasy ritenga il mondo un po' troppo stretto per contenere tutte le sue potenzialità. E quando pensi questa cosa, secondo me, in fondo è il motivo per cui noi leggiamo fantasy, che è un discorso molto, molto circonvoluto. Però secondo me, appunto, Neverwhere mi ha insegnato esattamente proprio a provare a pensare alla realtà, come magari anche in queste oscure materie avevamo visto poco fa, però mi ha proprio insegnato probabilmente a continuare a credere, a aggrapparmi a quella speranza che la magia ci sia, che non è che a livello razionale so che non sia così, però l'idea razionale è meno potente della speranza e probabilmente la curiosità è molto più interessante che la cosa razionale, soprattutto per me che sono gemelli ascendenti gemelli e luna in bilancio. Vabbè, ma comunque andiamo avanti. Allora, separandoci dal gatto, ok? In questo caso ho tirato fuori due libri, non avevo voglia di tirarli fuori tutti, tanto che il Nessun Dove e queste oscure materie sono al loro posto. Comunque, visto che non ve ne parlo mai, però probabilmente una delle mie saghe assolutamente preferite è quella di Terramare di Ursula K. Le Guin, nonché nostra signora suprema dell'universo, perché la magia che aveva dentro quella donna nessuno mai veramente. E Terramare è stato probabilmente, cioè ora se penso a quello che ho letto dopo con La mano a sinistra del buio, cioè La mano a sinistra del buio per me è proprio futuro, ok? Da troppi punti di vista. Però se penso a, cioè, qualcosa che ha scritto Le Guin, alla quale sono legata da un filo profondissimo e anche molto in là nel tempo, è proprio Terramare. Terramare si compone di Il mago di Terramare, uscito nel 79, Le tombe di Atuan, La spiaggia più lontana nell'81, L'isola del drago che è del 90, Le leggende di Earthsea uscite nel 2001 e I venti di Terramare sempre del 2001. Allora, poco fa parlavamo appunto di qualcosa che ti spinga a credere che la magia sia possibile e per me questo concetto è proprio Terramare, cioè è una saga che rappresenta da un lato l'infanzia che persiste e che non si arrende di nuovo, che è un concetto che io apprezzo moltissimo, tanto che insomma me ne avete anche già appena sentito parlare. Persiste con quello sguardo puro e limpido sul mondo che sta per affacciarsi all'età adulta e se in Pullman questo concetto, magari non quello dell'affacciarsi all'età adulta, ma quello dello scontro con l'età adulta, ecco, in Terramare invece è quella soglia che bisogna attraversare. Per attraversarla bisogna navigare dentro appunto tutte le sue avventure, tutto il suo universo. Comunque Terramare è proprio come se fosse un ricordo caldo, un abbraccio, una coccola, cioè è qualcosa di caldo e rassicurante, però anche profondo, che ha messo radici, è super radicato, cioè per me è questo Terramare. Ma bando alle ciance, di cosa parla? Allora, dal primo, cioè quindi proprio da Il Mago, possiamo dire che seguiamo le vicende di un giovane ragazzo che si chiama Dooney. Inizialmente è nato con dei doni speciali, cresce istruito dalla zia, che però a un certo punto più di tante cose non gli può insegnare. Diciamo che Dooney previene la conquista violenta del proprio villaggio. E il suo potere, però, così potente che attira un grande mago, il mago Ojon, che decide di prenderlo sotto la sua ala e ovviamente tenerlo come allievo. E questo gli rivelerà anche quello che è il suo vero nome, che è Ged. Io ho sempre detto Ged, anche se forse si dice Jed, ma nella mia testa si dice Ged. Abbiate pazienza. Il giovane Ged è destinato a diventare,
con il suo nome di battaglia, diciamo il suo pseudonimo, cioè Sparviere, qualcosa di grandissimo, addirittura il signore dei draghi e arcimago. Ok, questo è nel suo destino, però per farlo deve affrontare la sua formazione. La sua formazione è costellata da limiti oggettivi che può avere ogni bambino e ogni ragazzo che si affaccia appunto all'adolescenza. E soprattutto perché il suo carattere, come tutti quelli delle persone normali, è costellato di limiti. È un giovane uomo che è molto ingenuo, però è anche avventato ed è incline all'arroganza molto spesso, quella proprio dei primi adolescenti, degli adolescenti. È ambizioso allo stesso tempo, è proprio convinto di avere tutto in mano. È orgoglioso. Ecco, Ged, secondo me, riesce tramite la sua formazione ad esplorare proprio tutte le insenature del suo carattere e lo fa proprio tramite l'affrontare una serie di prove, una serie di cose che lo mettono di fronte ai suoi limiti, ma anche che non siano per forza limiti, però anche alle asperità della propria persona. Ecco, tutto questo poi acquisisce ancora più potenza quando Ged parte per l'isola di Rocche dove lo attende una scuola per maghi, fondamentalmente. È quasi scontato dire che a poco serviranno i consigli del suo maestro, uno dei suoi incantesimi finisce malissimo e questo cosa lo perseguiterà per un sacco di tempo, fornendogli però uno dei più preziosi insegnamenti della sua formazione. Poi però più avanti sarà proprio l'incontro con il drago di Pendor che lo trasformerà nel leggendario signore dei draghi, ma per arrivarci bisogna pedalare. Allora, ecco, io credo che Ged rappresenti nel suo percorso anche un po' di prescelto, che magari adesso non ci ritroviamo più in questo concetto di prescelto, è una cosa che è molto decaduta nel corso degli anni, però sicuramente Ged, un po' come tanti altri personaggi che hanno affrontato delle asperità simili, ma secondo me nella sua figura proprio in maniera così dilatata e così ben esposta, insomma, è impossibile non riconoscersi in un personaggio come lui. È un adolescente che ragiona come tale. PC. Non proprio davanti alla telecamera, grazie. Gentilissima. Dicevo, è un adolescente, ragiona come tale, ha una miriade di stupidaggini, però allo stesso tempo prova sensi di colpa molto profondi, cioè spesso riceve delle bastonate morali, inciampa su se stesso e questo lo porta a fare dei salti avanti, progredendo tanto come essere umano quanto come mago, perché fondamentalmente il suo progredire è in entrambi i ruoli, in entrambe le situazioni, proprio dipende da questa sua crescita. Viene considerato quasi un antieroe proprio perché in realtà è perfettamente umano, cioè non è l'eroe ideale, ma è proprio l'eroe fallibile, l'eroe che ha dei limiti caratteriali, l'eroe che deve prima affrontare i limiti personali per poi diventare un vero e proprio eroe, no? Compiere la grande impresa. Cioè, alla fine poi viene considerato un antieroe, perché noi persone, se ci consideriamo esseri umani, fatti e finiti, siamo delle persone che fanno tendenzialmente schifo, perché no, non ragioniamo per virtù, non avanziamo per virtù, ma molto spesso appunto dentro di noi convivono luce e ombra. C'è quel senso di tormento, il senso di inganno, di illusione, il confronto con tutti questi sentimenti negativi. E anche fondamentalmente, secondo me, è che solo tramite un percorso che ti porta un po' a fare quasi a fettine l'orgoglio, metterlo veramente tanto da parte e a considerarlo non un punto di forza, ma qualcosa che ti indebolisce, ecco, solo attraverso questo passaggio, solo attraverso questa consapevolezza, poi alla fine si arriva a crescere e a compiere le grandi imprese che ci attendono, quindi a compiere il proprio arco. Ecco, come dice Le Guin, chiunque accende una candela proietta un'ombra. E questo è il riassunto dell'essere umano che noi troviamo dentro Terramare e il motivo per cui proprio è una di quelle saghe che ti rincuora da questo punto di vista, perché sai che Ged è un po' te, no? È una persona che ha mille asperità, pur essendo un grandissimo mago e pur avendo un destino che sicuramente parla di grandi cose. E noi magari invece non faremo grandi cose, però sicuramente possiamo attraverso Terramare elaborare anche questa sorta di lutto che noi proviamo verso purtroppo le nostre capacità molto finite, ecco, molto limitate. Ecco, allora abbiamo un'altra presenza di questa lista di libri che in realtà non avevo voglia di tirare via niente. Come vedete è un'edizione vecchissima e anche brutta perché non so, c'era questo gusto. Questo che anno è? Non me lo ricordo neanche. Allora, qua siamo nel 94.
Ecco, questa però è un'edizione che io trovai ai mercatini. Come vedete, il font è tremendo, però ho scoperto che lo usa pure la pubblica amministrazione. Vabbè, ma questi sono deliri, raga, ma io capite perché io non giro i video, perché io delirio. Comunque, volevo parlare e sicuramente in questa classifica non può mancare una delle autrici che io proprio ho più adorato nella mia vita e che credo che sia stata fondamentale per la mia formazione, cioè Mercedes Lucky. In questo caso, infatti, noi parliamo della saga di Valdemar. Allora, io credo sia impossibile avere letto tutto Valdemar e soprattutto aver letto tutta la produzione di Mercedes Lucky, perché penso che quella donna vada a letto e scriva un libro mentre dorme. È l'unico motivo per cui, cioè, è veramente è una delle persone con una produzione più vasta, ampia e incredibile che esistono nel mondo del fantasy. Ecco, penso che lei abbia avuto una storia sfigatissima in Italia perché sono stati tradotti pochissime delle sue opere, hanno tradotto praticamente quasi esclusivamente L'incipit di Valdemar, cioè i primi libri che sono usciti di Valdemar, che però non è la serie principale, in realtà, vabbè, è complicatissimo l'universo di Valdemar e non è un fantasy talk questo. Comunque, la Rose Trilogy è principalmente composta da un araldo per Valdemar, le frecce di Valdemar e il destino di Valdemar, e questi tre io li ho letti tutti, che segue la storia d'Italia, di cui parliamo a breve. E invece per il resto di tutta la saga di Valdemar io ho letto la trilogia di The Last Herald Mage, il cui protagonista è Vaniel, che è praticamente un personaggio le cui imprese sono quelle che legge Talia all'inizio dell'Araldo per Valdemar, poi qualche volume di Elemental Masters, che si concentra su personaggi diversi legati a diversi poteri legati a, appunto, gli elementi naturali, e poi Mage Winds, direi, che segue invece la formazione della principessa Elspeth. Poi, ad esempio, io amo alla follia Firebird, ci sono altre cose che ha scritto Mercedes molto belle, però ovviamente dovrei dedicare la mia vita a leggere i suoi libri perché cioè, scrive troppo, cioè più di quello che io riesco a leggere ogni mese. Comunque, andiamo per Valdemar. Valdemar, cosa racconta? Racconta la storia di Talia che cresce in una famiglia molto chiusa e abusiva, banalmente, il cui zio la gestisce col pugno di ferro. Ovviamente Talia desidera un mondo diverso, più gentile, una famiglia che non sia una merda e che non la tratti come la tratta la sua. Però un giorno appare da uno dei suoi sogni un cavallo bianco e Talia decide di salire in sella. Qua abbiamo una Talia tettuta, come dire, sicuramente in assetto da battaglia con tutta la pancia scoperta, perché si sa che si combatte meglio a pancia scoperta. Vabbè, sarebbe bellissimo affrontare anche tutto il tema di cosa succede nelle copertine anni 80 e 90, ma questo sarebbe un video che sarebbe bello da fare. Sarebbe molto bello, magari ci organizziamo. Comunque, in questo delirio stavo dicendo: Talia incontra questo cavallo che, detto così, fa ridere, però in realtà lei decide di salire in sella e di non guardarsi più indietro, e loro cavalcano e vanno verso Avern. Perché? Perché ovviamente Roland non è un cavallo normale, cioè non è un cavallo e basta. E può percepire le emozioni, condividere le emozioni con la persona, appunto in questo caso con Talia, e loro hanno una sorta di legame telepatico, cioè proprio un legame magico e simbiotico potentissimo e anche molto raro. Ma per fortuna Talia ce l'ha, infatti riesce a scappare da una condizione davvero tremenda. Roland la porta appunto ad Avern, che è la capitale di Valdemar, dove Talia chiaramente inizierà il suo percorso di formazione perché entrerà in una scuola di formazione per araldi e potrà ovviamente anche esplorare e farsi riconoscere nei suoi poteri, nei suoi talenti, chiaramente, che fino ad ora sono rimasti nascosti. Gli araldi che cosa sono? Sono una sorta di forza di elite che protegge il regno da qualsiasi minaccia e soprattutto anche la sua regina. Ovviamente nel collegio cosa succede? Talia scopre i suoi poteri e insomma studia per diventare un araldo e allo stesso tempo chiaramente scopre tanto se stessa, riesce ovviamente a fare un percorso personale. Nel frattempo però Talia si imbatte anche in un complotto che vuole distruggere la regina del regno di Valdemar, insomma, e sfrutterà sia le sue capacità che tutte le relazioni che ha intessuto per convincere la regina e il suo consiglio che il regno è in pericolo e quindi cercherà ovviamente di salvarlo. Ecco, allora, Valdemar è quel tipo di storia sicuramente epica, però anche in una scala molto piccola e molto personale, soprattutto nel primo libro, poi dopo un po' si espande, però nel primo libro è proprio la storia d'Italia. Ha sicuramente degli elementi di stampo storico, quindi è quel tipo di fantasy che è sicuramente epic, ma anche storico. Soprattutto
queste parti della vicenda, non affrontiamo appunto grandi guerre di grandissima portata, ma anzi ci concentriamo sulla formazione, siamo immersi nel suo percorso di formazione e negli intrighi ovviamente di cui viene a conoscenza. E noi solo verso, diciamo, la seconda metà del primo libro ci troviamo dentro quella che è diciamo, la parte più epica, di questa storia. Seguiamo appunto le tribolazioni quotidiane d'Italia mentre si ritrova il suo posto nel mondo, o lo trova banalmente per la prima volta, e grazie proprio a questa esperienza come Eraldo. E la storia però è super ricca di conflitti, di intrighi, di macchinazioni, tradimenti, diatribe, affari amorosi, perdite, cioè a un livello emotivo e anche di complessità di tutti i rapporti interni intricatissimo e molto 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 valido. A mio parere. Allora, è anche uno dei primi libri dove effettivamente io penso di avere letto uno spettro molto ampio sia di relazioni che di orientamenti sessuali. Ecco, Mercedes Lucky è sempre stata molto inclusiva nelle sue opere, ovviamente, cioè, inclusiva per ciò che riguarda gli anni Ottanta. Quindi è ovvio che ora ci sono tante cose, tante riflessioni che si potrebbero fare, però Lucky ha sempre incluso coppie lesbiche, coppie gay, co addirittura famiglie poli, relazioni poliamorose. Ecco, da piccola ragazza di provincia a me questa sembrava una cosa enorme perché non mi era mai capitato. Poi Lucky, secondo me, è una scrittrice molto fisica, riesce ad essere estremamente, come dire, emotiva nella sua scrittura perché è molto carnale, molto proprio fisica, non mi viene, è molto sensoriale. Ecco, poi è anche una delle prime, diciamo, scrittrici di adult fantasy che mi hanno fatto scoprire anche una personaggia un po' inusuale. Ecco, forse insieme a Tamora Pierce con Lioness o Catherine Kerr con la Lama dei Druidi, insomma, dove ovviamente in un adult fantasy c'era una donna al centro che aveva un suo percorso e per quello che avevo letto allora, ovviamente ad esclusione della letteratura per ragazze, ecco, quando mi sono spostata sull'adult fantasy, chiaramente questo per me è stato un elemento di novità perché non c'era grandissima disponibilità. Ecco, questo è un arco narrativo adult che secondo me però è molto adatto a chi legge YA. Talia voleva un'avventura e l'avventura è diventata addirittura più grande di lei, voleva trovare qualcosa di nuovo. Ecco, è chiaro che questa, come tantissime opere degli anni Ottanta, probabilmente ora la percepiamo con molti cliché. Ecco, quindi è una protagonista che ad esempio è capace di tutto, è un po' snowflake, però poi alla fine ce la fa a prescindere dalle sue capacità. E questo rende il suo arco narrativo non così riuscito agli occhi di ora, però allo stesso tempo per me ai tempi è stato molto affascinante ed avventuroso. Anche perché io non credo che questo cambi di una virgola l'affetto che io provo per Valdemar e soprattutto per Mercedes. Già mai proprio, cioè non potrebbe mai cambiare questo sentimento che io provo nei confronti di quest'opera. Ora invece parliamo di un altro autore che avete già sentito se avete ascoltato i Fantasy Talks, perché io lo amo veramente tanto. Infatti, la prossima opera è Il ciclo di Fionavar di Guy Gavriel Kai. Anche se io ho amato moltissimo Il paese delle due lune, cioè Tigana, però Fionavar probabilmente è quella cosa che mi sia legata di più al cuore, ma probabilmente perché è stata la prima, ecco. Nelle storie di Guy Gabriel Kai, GGK, che mi fa molto ridere come acronimo, insomma, Machine Gun Kelly, comunque, deliri, raga, deliri, vabbè, troviamo due mondi. Il nostro è considerato il secondo mondo, e invece Fionavar, dove si svolge la maggior parte della storia, è quello principale, insomma, come prospettiva. I protagonisti sono cinque studenti dell'Università di Toronto, che stanno assistendo alla seconda conferenza celtica internazionale del prof Lorenzo Marcus. Allora, il prof rivela loro che in realtà è Loren Manto d'Argento, è uno stregone proveniente da un altro mondo e che vorrebbe che loro andassero con lui in quel mondo per 2 settimane. Ovviamente senza troppe resistenze, ma d'altronde quando ti capita un'occasione del genere, perché mai, loro accettano e vengono trasportati dal mago appunto in questo che viene descritto come il primo di tutti i mondi. Dave, uno del gruppo, si oppone all'ultimo secondo e infatti in questo trasporto, poi lui finisce in una parte completamente diversa di Fionavar rispetto ai suoi amici e a diversi capitoli tutti per sé. Ovviamente, però, mentre Loren gli ha semplicemente detto venite con me in gita, questa gita rivela che c'è uno schema preciso dietro, cioè loro avranno un ruolo da svolgere dentro il corso della storia. Infatti, Fionavar è un mondo che sta per cadere nel caos, il sommo re di Brin è invecchiato, il suo regno è isolato in tutta Fionavar, è stato colpito
da una siccità devastante. E ben presto tutti si ritrovano a combattere contro Rakkos Maugrim il distruttore, è stato imprigionato 1000 anni prima sotto il monte Rangat, al termine di una sanguinosa guerra che ha visto contrapposto l'oscuro signore appunto con altre forze. Allora, senza poi entrare troppo nella trama, anche perché è veramente molto complicato, comunque Fionnuala è una serie epic, direi anche di stampo abbastanza tradizionale per alcuni versi, anche con tutta una serie di nuove introduzioni. Infatti, come vedete, anche qui si parla di un altro mondo, un mondo secondario, un mondo parallelo, che è un concetto che per un sacco di anni a me è proprio così, ma tuttora è un concetto che a me piace molto. È fondata su tantissimi miti celtici e germanici e tutto quello che vi può venire in mente qua c'è. È una storia di un signore oscuro imprigionato da lungo tempo che si libera, insomma in stampo prettamente molto classico, e quindi quella di Fionnuala è una storia di lotta di una terra assediata che cerca di liberarsi e cerca comunque di sopravvivere, almeno nelle sue buone intenzioni. Ecco, è quel tipo di epic che a me ha veramente colpito nel tempo, perché la psicologia dei suoi personaggi e la profondità che riesce a dare e a conferire ai suoi personaggi Gabriel Kai ha proprio un intento che è quasi l'opposto di quello che è l'intento della trama o lo scopo più grande della missione epica, no? Cioè questo enorme scontro tra luce e buio. Ecco, mentre lo scopo principale di tutta una narrazione è quello di affrontare un discorso di guerra tra luce e buio, tra bene e male, insomma un po' più di stampo classico, quello che fa emergere Kain nel percorso dei propri personaggi invece è una sorta di viaggio diverso. Mostrano infatti sempre di più quelli che sono i loro lati grigi, ecco, con tutti quegli aspetti che non li possono inquadrare per forza da un lato o dall'altro, ma che rendono ovviamente... farò mai a girare questo video, vabbè, e quindi ad affrontare appunto tutte quelle asperità dell'essere umano che ovviamente non possono relegarti a bianco nero, e questa cosa secondo me è potentissima. E poi ecco, lo fa con uno stile che secondo me deve molto a Tolkien, perché poi vabbè, Guy Gabriel Kai è stato un assistente, ha lavorato moltissimo all'opera di Tolkien eccetera, però allo stesso tempo lui riesce a rimodernarlo e plasmarlo per un pubblico della sua epoca, quindi a proprio dare un piglio diverso, e io l'ho adorato, niente, cioè, e trovo veramente questa storia di una portata epica che non è tra l'altro proprio il mio genere preferito, però allo stesso tempo riesce a fare qualcosa a livello psicologico sui personaggi secondo me assolutamente interessante. Abbiamo la prossima opera e non è un mistero. Ecco, questa è una lista, no? Quella che stiamo facendo insieme non è una classifica, perché è ridicolo fare secondo me la classifica delle proprie cose preferite, cioè almeno per me è ridicolo, nel senso che io non ce la farei, però se ci deve essere proprio un vincitore in questa classifica è questa cosa qui, nel senso che cioè in cima a questa lista non può che esserci L'occhio e la mora e I bastardi gentiluomini di Scott Lynch, perché è proprio la forse la mia serie preferita, cioè togliendo il forse è la mia serie preferita, e lo rimane anche a distanza di anni, piangendo e morendo dentro, sapendo che tanto Thorns of Amberlain non lo vedremo mai, grazie Scott Lynch, proprio che distruggi tutte le nostre speranze. Allora, breve riassunto, perché poi ci sono troppe cose da dire, cioè breve più o meno. Allora, la storia di L'occhio e la mora svolge su due archi narrativi diversi, passato e presente. Diciamo che dopo essere stato scartato dal forgialadri, il piccolo orfano, Loki viene acquistato dal sacerdote, truffatore, buffone, coglione, Catena, per diventare uno dei suoi ragazzini della casa di Pere Ladro, educato insieme a Calo, Galdo, Jean e Sabeta, nel mio cuore, nella raffinata arte dell'inganno e della truffa, insomma tutte le cose che si possono insegnare ai ladri professionisti. Una volta cresciuti, questo ensemble di pazzi furiosi creerà i Bastardi Gentiluomini, una banda che ha l'intento di conquistare Camor, cioè la città nella quale si svolge tutte le vicende dei bastardi, a suon di truffe e raggiri. I bastardi però puntano in alto, sempre più in alto, e questo significa che ci si farà molto male. Non credo di aver fatto spoiler. Comunque, razionalizziamo quello che penso. Allora, l'ho riletto tra l'altro a dicembre, perché dovevo finire degli audiolibri e diciamo che la sezione fantasy degli audiolibri fa venire da piangere in Italia, però c'è L'occhio e la mora, che tra l'altro è letto anche molto bene, quindi ve lo consiglio anche in formato audiolibro. Perché io amo così visceralmente questa saga? Per tanti motivi. Allora, intanto c'è della magia, anche, cioè è un fantasy,
dati, comunque c'è qualcosa di magico, anche se non è mai preponderante. Ci sono i bassi fondi, perché in fondo la lotta di classe si fa anche così, e secondo me questo è uno proprio dei migliori esempi da quel punto di vista. Allora, ci sono intrighi e macchinazioni politiche che emergono per tanti motivi, soprattutto perché incidono e fanno parte direttamente della vita dei suoi personaggi e del loro arco narrativo. Regolano proprio le relazioni tra di loro. Ecco, una cosa che tra l'altro più o meno congiunge tutte le cose che io amo sono proprio gli intrighi, le macchinazioni, la parte politica del fantasy. È uno dei miei pallini, come avrete capito fino adesso, e quindi diciamo che proprio io qua ci sono andata a nozze, perché poi il modo in cui costruisce tutte queste macchinazioni Scott Lynch è, a mio parere, probabilmente solo Martin è riuscito a fare qualcosa di migliore, ma Scott nel mio cuore. Comunque è una scrittura elegante, incalzante, intesse trame, ordisce percorsi dei nostri eroi, ma lo fa sempre con una maniera veramente molto dinamica, traghetta proprio chi lo legge verso tutte le avventure della banda. Io però quello che amo di più probabilmente sono i suoi personaggi, cioè Locke per me è il tipo di eroe di cui io voglio leggere, cioè è un bastardo gentiluomo, re degli ultimi, è il mago dell'inganno, ma spesso viene ingannato, anzi che viene ingannato a sua volta. La fame del riscatto dentro di lui brucia super ardente e vorrebbe divorare tutto, ma spesso si scontra con i propri limiti, che sono enormi. È proprio un figlio degli scarti tra l'umanità, è abbandonato, è in preda spesso a razioni rabbiose, spesso sono incontenibili e totalizzanti, ma è sempre spinto da quella scintilla di voglia di sopravvivere, di prendersi tutto quello che gli è mancato. Che secondo me ci fa provare sempre comunque tanta tenerezza nei suoi confronti, tanta comprensione, crea proprio quel senso di tenerezza dentro la brutalità, perché finisci per comprendere e rispettare come sei arrivato fino lì, e in questo secondo me il suo arco è perfetto. Poi è quel tipo di eroe che è molto in gamba, è molto astuto, ma allo stesso tempo è fallibile, perché spesso è accecato dai propri limiti, pure perché viene raggirato a sua volta, perché c'è, per quanto tu sia potente c'è chi può essere più forte di te. Eppure è capace sempre di tenere insieme il gruppo e aggrapparsi al gruppo, perché quello è fondamentale. Per lui ogni ferita, ogni errore, ogni caduta acquisisce senso solo se il gruppo rimane insieme. Cioè Locke proprio dentro questo libro, questa saga, cresce, fallisce, sbaglia, si afferma e sa persino come divertirsi anche a volte, e quindi cioè compie tante cose molto umane. Poi vabbè, c'è Jean, che è il tatone del mio cuore, che cioè è tipo un energumero apparentemente tipo spaccatutto, letale, gigantesco, con un temperamento anche spesso infiammabile, però alla fine è un tenerone, è un tatone, appassionato di romance ed è capace di una gentilezza che nessuno ha in questo libro, è la parte più gentile di tutta la saga. È sempre risoluta e inarrestabile, e allo stesso tempo è l'unico che può dire a Locke quello che pensa e non gli fa mai mancare la sua opinione, anche quando non è d'accordo, ed è anche l'unico che sopravvive a questa discussione, anche perché è enorme, mentre Locke è un po' un gracidino. Comunque insomma è una saga estremamente avventurosa, appassionante, però l'aspetto che io amo di più di Locke l'amore è proprio la sua componente umana. Cioè è un libro probabilmente per tanti versi molto crudo e anche gratuito in alcuni pezzi della sua brutalità, che secondo me non è così, cioè so che è una critica che gli viene fatta spesso, ma d'altronde è parte grimdark anche per alcune cose. Comunque insomma è intessuta con l'inganno, tra le macchinazioni, che è una cosa geniale, bellissima in molti passaggi e soprattutto inaspettata nel modo in cui avviene. È creata proprio sui limiti personali e cioè con dei personaggi credibili nella loro, come dire, finitezza, no? Cioè siamo persone finite che arrivano fino a un certo punto anche quando sono brillanti, e appunto si spinge sempre più in là proprio perché l'ambizione di Locke arriva sempre più in là. E non lo so, io mi ricordo quando ho iniziato a leggere questa, credo di aver pensato, ma questo è un mattone, e due giorni dopo avevo finito il libro, perché non riuscivo a staccarmene, perché proprio ti trascina dentro, e la banda dei bastardi gentiluomini in fondo, cioè tu ci vuoi fare parte. Poi vabbè, c'è Sabeta, cuore del mio cuore, anche lei, che
Vabbè, comunque niente, Loki proprio nel cuore, ma potentemente. Ok, l'idea che questo video fosse già eterno, ma non bastava che fosse eterno per tutta la roba che ho scritto, si è pure scaricata la batteria e adesso nemmeno partiva il microfono. Comunque, allora, dove eravamo rimaste? Allora, eravamo arrivati comunque in fondo a Loki la Mora e direi che l'unica cosa che mi rimane da dire è fondamentalmente che non è un caso che a me comunque continuino a piacere e io ama le storie sugli ultimi, sulle narrazioni del riscatto, sulle persone scartate che si riconquistano le cose, è proprio una delle mie cose preferite. Devo dire che Loki la Mora per me è là, nell'Olimpo, a rappresentare il meglio che questa cosa racchiude insieme all'avventura, ai misteri, gli intrighi, i fallimenti, il percorso di crescita personale dei personaggi, cioè racchiude proprio tutte quelle cose che io amo. Passiamo invece alla prossima opera che è appena stata pubblicata in Italia, devo dire molto di recente, nonostante sia una saga sconfinata veramente. Cioè parliamo dei Dresden Files di Jim Butcher. Questa serie credo che abbia proprio sancito il mio amore sconfinato per l'urban fantasy con elementi dark, cioè definitivamente. Allora, non siamo proprio cape del femminismo leggendo Jim Butcher, secondo me dentro questo volume ci sono un pochino di robe abbastanza problematiche, però ci sono aspetti che mi continuano a catturare, ecco. Comunque, è una serie sconfinata, è uscito 2 anni fa Un drago che racchiude i primi 3 volumi, cioè Stormfront, Full Moon e Grave Peril. Tutto il resto della serie non si sa, devo dire, non ho capito se continueranno a tradurlo, ma è una serie è composta da 17 volumi. Io però ho letto solo fino a Changes, poi devo dire, un po' gliel'ho data su, un po' devo dire, un po' devo recuperare. Vediamo. Comunque, i Dresden Files, che cosa raccontano? Raccontano fondamentalmente la storia di Harry Dresden, ha un'agenzia di indagine paranormali, se così la possiamo descrivere, perché a Chicago, dove convivono umani ed esseri, insomma, altre creature, lui si occupa proprio di queste ultime che l'umanità non vede. Indagini occulte che servono ovviamente alla polizia quando lo chiama perché non riesce a risolvere dei casi, perché c'è qualcosa che gli esseri umani evidentemente non stanno cogliendo. Lo chiama a risolvere diversi casi che implicano qualcosa di occulto, sempre dove c'è la magia, ma per lo più ci sono anche creature. E infatti, nel corso delle indagini, diciamo, Harry Dresden si troverà a mettersi in contatto con tantissime specie diverse di creature, quindi da mostri, fate, demoni, vampiri, altri esseri demoniaci, diciamo, e altro ancora. Harry Dresden è un mago con abilità non proprio eccezionale, cioè non è il migliore mago della sua era, però allo stesso tempo invece ha un grande intuito ed è molto risoluto, cioè è assolutamente capace di invece unire la logica dove mancano le sue capacità o comunque dove le sue capacità, diciamo, magiche non sono propriamente brillanti. La verità è che lui come personaggio è un po' un cartonato, poi vabbè, anche lui riscontra una serie di cliché, secondo me. Ok, lo sappiamo. Allo stesso tempo, Dresden, secondo me, è un personaggio classico detective privato, tutto d'un pezzo, super solitario, disilluso, che rivelerà pian piano anche il suo passato, che è una parte, secondo me, super interessante. Vabbè, come personaggio maschile direi è abbastanza super alfa, quindi. Ma invece le sue indagini e in generale le storie che racconta dentro i Dresden Files, secondo me, sono veramente fighe, sono molto interessanti, appassionanti, sono scure, ti traghettano in questo mondo sotterraneo nascosto agli umani. Ci sono sempre un sacco di cose che succedono. Jim Butcher in questa saga fa una cosa che in realtà, secondo me, poi dopo è diventato abbastanza un trend, cioè mescola veramente tanti generi insieme, un po' come aveva fatto Sin City nel fumetto, no? Quindi c'è la parte, diciamo, di Hard Boiled, poliziesca, la parte pulp, poi ci mette del fantasy, ovviamente, di stampo urban. Crea un'azione che ha un ritmo super 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 serrato e nonostante poi sia sempre super tetra e brutale, però rimane sempre sarcastica, ironica, alterna veramente momenti di comicità, di sagacità, con toni veramente tetrissimi, cioè altro che black humor, qua è proprio, vabbè. Ovviamente che si alternano a tutta l'indagine che cioè o alle indagini che lui affronta dentro il volume. Secondo me ha sempre un ritmo super incalzante dentro la sua narrazione e riesce davvero a diventare una voragine, cioè un buco nero nel quale finite e non uscite più, almeno io questa è la sensazione che ho con i Dresden Files. E nonostante, cioè, a distanza di tempo io veda cose che probabilmente ora
però mi danno anche un po' fastidio. Però, cioè, la amo, no? Non posso farci nulla e non ce l'ho qua da farvi vedere perché non ce l'ho, ce l'ho solo in ebook, però anche questa, cioè, che è nel mio cuore per sempre. E inevitabilmente, però, parlando dei Dresden Files, approdo su una saga che in italiano non esiste ancora e questa cosa mi fa dire veramente amici dell'editoria, è una buona idea portare Max Gladstone in italiano. Quello che volevo un pochino esplorare invece con voi è The Craft Sequence di Max Gladstone, che io amo, amo questa serie ed è veramente un mistero per me perché non ci sia in italiano. Primo perché, cioè, è una serie fighissima. E poi perché è una delle mie serie preferite, cioè due motivi per cui l'editoria. No, vabbè, sto facendo l'asina, raga, cioè non prendete seriamente quello che dico. Comunque, allora, partiamo con la saga del Craft Sequence. La serie è composta da Three Parts Dead, che è il primo, Two Serpents Rise, terzo è Full Fathom 5, Last First Show, Four Rods Cross e The Ruins of Angel. E siamo arrivati in fondo. Allora, la storia di che cosa parla, cioè la Craft Sequence, e secondo me sarà molto poco chiaro dopo questo riassunto, perché ripeto, io non so fare i riassunti. Comunque, la saga segue la nostra protagonista principale che si chiama Tara Abernathy. È una negromante che vive con i suoi genitori, è appena stata cacciata da scuola perché lei scopre una cosa che non doveva scoprire e come punizione la cacciano da scuola. Vengono chiamate Hidden School, cioè scuole nascoste dentro il libro. E lei fa già comunque parte di un mondo, diciamo, che è legato al mondo della superstizione, al mondo di poteri magici, eccetera, eccetera. Viene però salvata da questa sua nuova noiosissima solitudine nel quale lei si trova poco a suo agio da Helene Kevarian, che le offre di entrare a far parte come associata di quella che è la sua craft, cioè una società di negromanti che si chiama Keletres Albrecht e A. In pratica iniziano ad indagare insieme su un mistero che si svolge nella città di Altcolumb. In pratica un dio è morto e insieme ad Helen appunto viaggiano verso Altcolumb dove Cossever Burning è morto e bisogna riportarlo in vita prima che tutta la città cada a pezzi e prima che i creditori rivendichino la proprietà della città e quindi impongano il proprio dominio su Altcolumb. Oltre a Helen però al suo fianco ci sono altri personaggi, ci sono Abelard che è un tecnico novizio, potremmo definirlo, tradurlo in questo modo, del dio morto e Caterina che è al servizio della giustizia. Allora, le craft compongono questo sistema magico che è fondamentalmente molto basato su una commistione tra magia, scienza e mitologia legato ad esseri divini. E Altcolumb è questa sorta di città ipermoderna, le cui però strutture funzionano in una connessione estremamente forte e grazie alle divinità che la occupano. E ovviamente di conseguenza anche alla fede dei suoi seguaci, quindi più fede c'è, più la città è funzionante, meno ce n'è, più la città inizia a riscontrare dei problemi e le divinità iniziano ad indebolirsi. E questo potere, esattamente come tutto all'interno della città, può essere acquistato, venduto, scambiato, insomma, ci sono dei traffici abbastanza evidenti dentro Altcolumb, soprattutto proprio tra un dio e un altro, una divinità e un'altra. Ecco, secondo me il punto forte di Craft Sequence, oltre al fatto che il sistema magico sia fighissimo, l'ambientazione, il mistero siano elementi molto fighi, è proprio che è una riflessione sul potere, su quanto il potere sia legato anche alla potenza economica. Ecco perché proprio le riflessioni tra il collegamento tra potere e strutture economiche è estremamente legato alle divinità che, insomma, va ad indagare poi Max Gladstone e quindi all'aspetto mitologico e divino, cioè insomma è proprio quasi fondante questa sorta di scambio tra sistema magico e poi in realtà potere occulto e nel senso di occulto non richiamiamo quello che dicevamo all'inizio, cioè qualcosa di magico, ma in realtà proprio nascosto perché è meglio non farlo vedere. In generale, i motivi per cui mi sono avvicinata moltissimo a questa saga è che riesce a mescolare tante cose che mi piacciono benissimo, oltre al fatto che ha una buona scrittura e io uno degli elementi che guardo di più proprio è la scrittura dentro le cose, cioè deve esserci un bel bilanciamento tra stile, tipo di narrazione,
narrazione, eccetera, è che ci mette dentro cose fighe. Cioè, intanto siamo in media res, quindi noi ci troviamo catapultate in un mondo nel mezzo delle cose che stanno iniziando. Quindi non è che abbiamo prima lo spiegone, prima tutte le, insomma, i preamboli. Cioè, noi siamo nel mezzo dell'azione e il mondo lo scopriamo piano piano. Qualche spiegone, ovviamente, perché è necessario ogni tanto, però, cioè, in realtà è molto, come dire, ti accompagna tantissimo Gladstone dentro questo mondo. Poi è assolutamente una storia character driven, quindi è fondata sul percorso dei nostri personaggi, soprattutto la nostra protagonista. Cioè, a me piace moltissimo come Tara poi diventa anche quella sorta di personaggio che ci traghetta, perché anche lei sta cercando di scoprire cose e insieme a lei ci porta nel suo percorso, nel suo viaggio. Anche perché poi lei sta cercando di scoprire queste cose tanto quanto di nuovo cerca di scoprire se stesso, ovviamente grande tema di quelli che di nuovo mi piacciono tanto. Ah, ovviamente anche qui non manca un'avventura mistica, cose da eviscerare, cose da scoprire, eccetera, eccetera. E secondo me è una serie piena di spunti anche originali, piena di cose veramente trattate molto bene. E per questo è diventata una delle mie saghe preferite, proprio perché è sempre, sempre meglio man mano che va avanti. Allora, visto che mi ero complicata poco la vita fino a questo momento, giustamente ora parliamo di China Mieville, ovvero Perdido Street Station, che allora per me è una saga proprio da tanti punti di vista alla quale sono anche super affezionata. Il primo motivo, che è molto semplice, è un motivo politico, banalmente, io grazie a China Mieville ho scoperto che si poteva scrivere qualcosa di estremamente politico senza però ricadere, diciamo, o appoggiare per forza nell'ambientazione feudale, pseudo-feudale, e comunque anche cercasse di esplorare quello che possiamo definire socialismo utopico, come in effetti fa molto meglio poi lui nel Treno degli Dèi. Però anche qua, cioè, diciamo che tutta l'opera di Mieville è permeata di un approccio politico. E io devo dire, grazie a lui, questa cosa l'ho scoperta e ne sono super, super grata. È anche un autore che secondo me a livello stilistico è incredibile e quindi proprio racchiude tante di quelle cose che me lo fa portare qui. Cioè, proprio amore indissolubile. Ecco, io probabilmente senza Perdido non l'avrei mai scoperta questa possibilità, almeno per me all'inizio, come introduzione a questo ambito. E quindi devo dire, io ringrazio quella persona che diede via Perdido e io lo trovai in una bancarella dell'usato, probabilmente spaventato dalla mole, e in effetti grazie a chiunque sia e ovunque io abbia messo la mia copia. Allora, comunque, che cosa racconta Perdido? Ed è difficilissimo riassumerlo, quindi facciamo un po' un contesto. Ci troviamo in una città che si chiama New Crobuzon, ovviamente è una città immaginaria. Io dico Crobuzon perché non c'ho voglia di impegnarmi, poi non so se si pronunci in altri modi. Comunque è un posto squallido dove vivono e convivono, anzi, insieme milioni di creature di razze diverse, dai Raymates, anfibi umanoidi, uomini e donne in mezzo uccello, uomini e donne in mezzo insetti, uomini cactus e poi anche ovviamente i normalissimi, banalissimi esseri umani. Ok, comunque si vive nella paura perpetua del Parlamento e della sua brutale polizia. In tutto ciò, cos'è Perdido Street Station? Le cinque linee ferroviarie di Crobuzon si intersecano e si incontrano tutti in un unico punto, appunto, la stazione, la Street Station di Perdido. E questa sorta di massa caotica che disegna Mieville nel mezzo di un mondo veramente magmatico, fagocitante, brutale, famelico come New Crobuzon, ospita un tipo di magia che anch'essa, secondo me, è un'ibridazione, comunque viene a sue volte elevata a livello di scienza, perché in questo mondo tecnologie, scienze e magia sono comunque qualcosa che è sempre mescolata l'una all'altra. Comunque, la taumaturgia, che è appunto come viene chiamata la magia, permette di modificare la materia e di plasmare i corpi, di incrociarli, di mescolarli, cioè insomma in questa commistione tra carne e metallo. Allora, seguiamo soprattutto Isaac, che è una sorta di scienziato bizzarro ed eccentrico, incapace di seguire le convenzioni sociali e soprattutto che ha qualche cosa da tenere un po' segreto, che è ossessionato dalle sue ricerche e dai suoi esperimenti e per tutta questa sequela di motivi è anche una sorta di esiliato dalla comunità scientifica. Ecco, poi non so se lo possiamo proprio definire un protagonista, secondo me non è sbagliato perché probabilmente l'unico protagonista di questo libro è la città di New Crobuzon. Per il resto ci sono tante storie che
si intrecciano e ricorrono. Comunque, il via viene dato quando si presenta alla sua porta Yagarek, che è un Garuda, cioè un uomo uccello, a cui sono state amputate le ali per un crimine che ha commesso, un reato che ha commesso, e gli chiede di farlo tornare a volare fondamentalmente. Da lì entriamo in tutta una serie di intrighi, cose pericolose, scopriremo cosa. Vabbè. Poi dopo la trama si dirama talmente tanto e si rimescola talmente tanto che questo è veramente solo il kick-off. Comunque, a New Crobuzon vige la democrazia ufficialmente, ma è quella forma di democrazia corrotta che stabilisce, cioè, cose assurde per i propri cittadini. È chiaramente una repubblica oligarchica e autoritaria, la logica dei suoi personaggi e i meccanismi che li governano sono strettamente legati alla struttura politica. Cioè, i personaggi in generale sono proprio il prodotto di un mondo così brutale e di una realtà politica ed umana schiacciante, asfissiante, che è tutta fondata sulla sopraffazione. Quindi, che cosa potrà mai venire fuori da questa situazione qui? È un mondo assolutamente, secondo me, consistente, molto ben delineato e ben tratteggiato, che riesce davvero a riprodurre una sorta di capitalismo proto-industriale calato in una sorta di stato di polizia che c'è. Calato, insomma, come se facessimo fatica ad immaginarlo, ma battute a parte, diciamo, qua lo stato di polizia è veramente quello della peggior specie, una città super mega autoritaria in cui coabitano sia questa sorta di magia arcana che una tecnologia di stampo steampunk, ecco. E l'ibridazione che avviene appunto dentro le superfici, diciamo, architettoniche, che avviene tra esseri viventi, appunto queste sorte di remades, di creature mezze. Però poi dopo passa anche attraverso, secondo me, anche lo stile di China Mivil. La prosa di Mivil è un piacere, cioè totalmente, ma è anche un sasso nei denti allo stesso tempo, cioè è questa sensazione sempre, è ricchissima, è contaminata, è precisa, è minuziosa, però allo stesso tempo adotta registri molto diversi. È piena di neologismi. Appunto, queste sono le parti ibride, secondo me, della sua scrittura. È calata perfettamente nella metamorfosi dei suoi personaggi e anche in questa sorta di magma tra generi che convivono e coabitano a New Crobuzon. Infatti, qua abbiamo del weird, abbiamo dell'horror, abbiamo del fantasy steampunk, abbiamo della distopia, ma abbiamo anche del grimdark, abbiamo elementi dark e elementi horror. Cioè, è quasi assolutamente barocco nella sua intenzione, ma perfettamente sul pezzo. Cioè, è una cosa assurda da descrivere, però per quanto sembri bizzarro, proprio nel senso di weird, come qualcosa di strano e alieno, Perdido Street Station è precisissima, è un'opera proprio dove ogni riga che leggi è il prodotto di qualcosa, un messaggio che chiaramente doveva stare lì nel testo, cioè veramente incredibile. E va dritto come una lama proprio. E vabbè, io amo profondamente quest'opera. E in fondo penso che l'eversione sia anche l'altro grande tema, perché in questo caso Mivil decide di caratterizzare un mondo che è eversivo nei confronti della propria specie, delle specie che rappresenta, dell'anomalia stessa, dell'umanità probabilmente. Dell'etica, è eversiva perfino dal margine, nei confronti del margine, ma pure dall'estetica e persino secondo me dalla scrittura stessa. Quindi c'è proprio un'opera di continua, come dire, eversione. L'amo, cioè veramente l'amo. Per me leggere China Mivil è stato aprirmi una finestra gigantesca che portava anche dentro un genere che io trovavo politicamente un po' distante, nonostante fosse il mio genere preferito, qualcosa che invece aveva qualcosa da dirmi. Insomma, non può venire che in questo punto, perché dopo Mivil, diciamo, ho iniziato ad indagare su cosa può fare il fantasy dal punto di vista politico, quindi non sempre, diciamo, la parte più, come dire, come vi dicevo prima, feudale, medievale, insomma, le parti di strutture gerarchiche. Quindi ho scoperto, diciamo, che uno dei fondatori, probabilmente, che hanno più a che fare con l'utopia, ovviamente, ma che rientrano, secondo me, nel fantasy, sono William Morris, di cui parliamo spesso, ovviamente, anche nei fantasy talk, perché, appunto, è uno dei fondatori dell'ambientazione, delle cose che poi diventeranno e confluiranno nel fantasy. Comunque, su
studiando un po' William Morris, io mi imbatto un giorno in notizie da nessun luogo, cioè News from Nowhere. Ecco, è probabilmente il romanzo che ho letto di più, ho riletto di più dopo HP, e si può dire che è un fantasy socialista? Io lo dirò, non me frega niente, tanto sono sul mio canale, questo è il mio regno e decido che lo posso dire. Diciamo che ogni volta io trovo un'incredibile ricchezza in questo testo, che ha la capacità e la portata visionaria. Cioè, è un testo di fine 800, quindi cioè, stiamo parlando chiaramente di un periodo che ci parla forse poco per tanti versi. Però ecco, per me News from Nowhere è quel libro che io devo leggere quando ho bisogno di avere un po' una coccola e un po' di speranza di nuovo, perché a volte ne ho bisogno, cioè immagino anche tante altre persone. È quel tipo di libro che mi accoglie quando io ne ho bisogno e mi dice guarda che c'è ancora. Cioè, possiamo ancora, c'è ancora del potenziale. Possiamo immaginarci in un altro modo, possiamo proiettarci in una dimensione dove noi queste cose proviamo a farle. Tipo, e proviamo a costruirle, ad immaginarle proprio attraverso la fantasia, quando non ce le abbiamo nel mondo di tutti i giorni. Ma in tutto ciò arriviamo un po' alla trama. Comunque, dopo un'assemblea alla Lega Socialista di Hammersmith, un gentiluomo vittoriano di nome William Guest si addormenta e viene misteriosamente trasportato avanti nel tempo e si ritrova in una società futuristica che si basa sul collettivismo e sul controllo democratico dei mezzi di produzione. Ok, questo discorso su Miss Fiction Books sarà lunga. Comunque è un'utopia puramente ambientale quella dove si ritrova, cioè c'è libertà personale, c'è una pace assoluta, non esiste la proprietà privata e tutto è organizzato e caratterizzato da piccole comunità rurali di artigiani e contadini modellate su questa sorta di società utopistica medievale, no? Quindi una società rurale, comunale e non feudale, ovviamente. Non ci sono nazioni, non ci sono confini, ovviamente non esiste il sistema monetario. Di conseguenza non esiste un sistema di divisione in classi, cioè è veramente l'utopia. Ciascun individuo svolge il proprio lavoro, ritiene appagante lavorare per la propria comunità, la propria società e i prodotti del lavoro sono condivisi con tutti, non c'è appunto una sorta di possesso. E invece che sviluppare la tecnologia, diciamo, per contrarre il lavoro, insomma, ridurre la manodopera, in realtà qua si sono sviluppate delle forme di collaborazione e proprio anche di struttura sociale molto diverse. Ecco, fate conto che la preoccupazione generale di tutte le componenti, della società è la felicità degli altri. Vabbè, ecco, allora, Morris ovviamente si immagina questa sorta di società utopica del futuro dove il duro lavoro, la realizzazione, la generosità e la libertà personale sono aspetti fondanti e trovano una sorta di compimento in questa sensazione liberatoria, no? Che prova il nostro protagonista William Guest. Ovviamente Guest è praticamente lo specchio di Morris palesemente e diciamo ovviamente si contrappone anche come a due cose fondamentali come opera: da un lato la corsa all'industrializzazione tipica dell'era vittoriana e dall'altro, quindi della rivoluzione industriale, e dall'altro anche al pessimismo vittoriano, perché appunto questa invece è un'opera estremamente ottimista sul futuro che vuole provare a immaginare una realtà dove l'uomo arriva fino lì, ce la fa. Diciamo che Morris fa una sorta di dichiarazione molto poetica, molto onirica, di mancata resa alla brutalità e a come l'uomo viene condizionato dentro il capitalismo, e lo fa però in un'opera assolutamente sognante e ottimista. Insomma, è uno di quei classici che a me mancava e che quando l'ho letto la prima volta sicuramente mi ha spiazzata, mi ha fatto prendere bene. Sicuramente recuperandolo e guardandolo anche con tutte le ingenuità che può avere un'opera di fine 800 da questo punto di vista e sicuramente anche da un punto di vista di realismo capitalista, insomma questa idealizzazione anche estrema della società rurale ad ogni costo che insomma sappiamo che insomma, ma comunque detto ciò rimane quell'opera alla quale io torno perché ho bisogno un po' di sentire parte di quest'utopia, perché ogni tanto un po' ci fa bene, almeno a me fa bene pensare che non creperemo così, anche se creperemo così. Vabbè, andiamo avanti e balziamo proprio su altri lidi, altri laghi. Di questa cosa mi avete sentito parlare, penso fino alla nausea. Lo so, non stupiamo nessuno, ecco, credo di aver veramente professato il mio amore per Erin Morgenstern in lungo e in largo, quindi ora parliamo del Circo della Notte, ovviamente. Vabbè, Il mare senza stelle io credo che sia decisamente superiore, però per molti aspetti io rimango
estremamente più legata al circo della notte e a livello affettivo, ecco, per me è qualcosa di speciale. Il circo arriva inaspettato anche nella mia vita e secondo me arriva inaspettato tanto quanto la sua portata onirica e si può trovare, insomma, dentro questo libro, secondo me, soprattutto un piccolo sogno e vabbè, andiamo avanti. Partiamo dalla trama. La trama che cosa racconta? Dietro le quinte di un misterioso circo vittoriano che arriva improvvisamente in città, si cela qualcosa di nascosto. Infatti, Silvia e Marco sono due maghi che segretamente stanno portando avanti uno scontro che dura da tantissimo tempo e sono stati addestrati proprio fin dall'infanzia a combattere l'uno contro l'altra dai loro, diciamo, mentori, che sono due misteriosi esperti d'occulto e anche ovviamente capi dei rispettivi circhi, rivali fin dalla notte dei tempi. Ecco, portano avanti questo scontro senza fine a colpi di magia, nel mezzo di un susseguirsi di una serie di disordini temporali, diciamo che dove la cronologia dell'opera non terrà per mano assolutamente chi sta leggendo, e il duello prosegue laddove forse sboccia qualcosa di inaspettato e imprevedibile, mentre il circo forse rischia di scomparire. Questa è una trama che non è una trama. Allora, però, anche non mi dilungherò troppo sul circo della notte, penso perché ve ne ho già parlato in abbondanza, abbiamo fatto tante cose sul circo. Comunque, posto che il circo è veramente una delle mie ambientazioni in generale preferite, proprio perché il circo di per sé è un mondo illusorio, è un mondo, diciamo, che crea tutta una serie di contesti assolutamente affascinanti per quanto mi riguarda, oltre al fatto che io volevo fare l'acrobata, ma questo è un sogno che non si realizzerà mai, purtroppo. Comunque, io sono convinta che l'esperienza del circo fatta attraverso il circo della notte e la capacità che ha Erin Morgenstern, più grande probabilmente dentro questo esperimento letterario qui, è proprio quella di farti percepire il circo come un'esperienza sensoriale, cioè è veramente un qualcosa cosa che racchiude tutto questo e diventa molto intensa, sempre più intensa man mano che si va avanti. In fondo è già di per sé una lettura che sembra quasi un sogno, appunto, è molto onirica, è molto fumosa, no? Un po' come ritrovarsi effettivamente calate nell'atmosfera del circo, oppure in realtà è stato un sogno e noi non lo sappiamo più distinguere, cosa che mi sono chiesta molto spesso. Ecco, Morgenstern rappresenta queste cose qui, è in questo che io la ritengo una grandissima scrittrice, oltre al fatto che ha uno stile che ogni volta che leggo una frase mi viene voglia di piangere tutte le mie lacrime, perché è bravissima nel comporle proprio, nel mettere le parole vicine, vabbè, ok, la smetto. E poi anche perché il Circo della Notte arriva per me inaspettato, in un momento in cui io avevo smesso quasi di leggere fantasy, perché trovavo pochi stimoli nel fantasy e li trovavo anche con un'impronta molto maschile in un momento in cui io stavo mettendo in discussione tutta una serie di cose. Ecco, in un momento in cui eravamo un po' distanti, io e questo genere, è arrivata lei con questa bomba. Toh, tieni, ecco il circo. Ed è stato il libro proprio che penso mi abbia fatto reinnamorare del genere, mi abbia fatto scoprire qualcosa di nuovo, mi abbia dato qualcosa che mi serviva assolutamente in quel momento e mi serviva probabilmente sognare un po' diversamente rispetto al solito, e quindi nel mio cuore per sempre questo libro è scolpito proprio. E quindi, cioè, con grande affetto, grande amore, io lo consiglio sempre. Il prossimo titolo è difficile, parlarne con un certo, come dire, distacco, perché allora stiamo parlando dell'Immortale di Kathryn Valente. Partiamo dal presupposto che la versione italiana l'ho tradotta io, quindi ci ho passato così tanto tempo sopra, ho avuto questo onore, cioè tradurre uno dei tuoi libri preferiti è proprio un'operazione strana, ma stranissima, no? Cioè di più, tutto quello che è davvero, cioè da un lato un onore, dall'altro un senso di colpa, dall'altro non lo so, è veramente complicata come situazione, ma cioè, senza parlare di questo aspetto. Comunque, la prima volta che io ho letto L'Immortale, io ne sono rimasta totalmente folgorata. Cioè, per giorni io non ho fatto altro che cercare il senso di ogni paragrafo, di un capitolo, magari, del senso di una scena, di un personaggio, eccetera. E io credo che quando un qualcosa ti si appiccica così addosso e che tu continui a pensarci, a perdertici, cioè già di per sé vuol dire che è un libro che deve rimanere con te. Cioè, ovvio che se invece il contrario è un'operazione che ti lascia un po'
e quindi ci pensi per parlare, è diverso, però in questo caso era proprio un qualcosa di positivo, cioè io devo trovare qualcosa che non ho capito e devo spiegarmelo. Ecco, io mi ci sono probabilmente persa come in un labirinto di mille significati e detto così sembra che mi abbia un po' preso in ostaggio ed effettivamente è stato così, cioè davvero. Ecco, però è quel tipo di libro che per me non è mai finito, cioè non è finito quando io l'ho chiuso la prima volta, né nelle riletture dopo, né durante la fine della traduzione, cioè ha continuato a rimanere dentro di me, a interrogarmi, a pormi delle domande ed è stato figo, molto figo. Comunque, è un libro che interseca il retelling di diversi miti della mitologia slava, tra cui quello di Kashyyyk l'immortale di Maria Morevna, Baba Yaga, eccetera, eccetera. Ha però due eventi storici principali, quindi da un lato la presa, insomma la rivoluzione russa, la rivoluzione bolscevica, e dall'altro lato però anche la seconda guerra mondiale e come questa ha impattato sulla vita delle persone. Proviamo a fare una trama, anche se credo sia inutile, comunque in pratica. Un giorno un uomo misterioso bussa alla porta di Maria Morevna ed è arrivato per portarla con sé. Lui è Kashyyyk l'immortale, che è anche lo zar della vita, e lei diventerà la sua sposa e la porterà con sé nel suo regno a Buyan. Per farlo però, per prima di diventare sposa però, ovviamente lei dovrà superare tre prove messe lì per lei da Baba Yaga, che è la sorella di Kashyyyk. Quella che però l'attende dopo in realtà è una guerra eterna con l'eterno rivale dello zar della vita, cioè Vi, lo zar della morte. E diciamo che in questo suo percorso ovviamente Maria conoscerà tutti gli abitanti di Buyan, diventerà super amica di alcuni di loro, vivrà pieno l'amore di Kashyyyk e dovrà scoprire il proprio destino, quanto può sfidarlo, quanto può girare attorno a una storia che sembra già scritta e poi delineare anche quello che lei vuole per la sua vita, per quanto possibile. Ecco, lo so, la trama è delirante, sembra non avere senso, infatti non basatevi sulla trama per leggere questo libro, cioè non ha assolutamente senso, perché io penso che quando ci si avventura e ci si cala nell'immortale si arriva a portare chi lo legge in strade veramente inaspettate, ecco, anche perché ci sono snodi di trama totalmente onirici che riassumere, cioè quasi farle un torto, cioè totalmente. Allora, partiamo dal presupposto. Cose che amo. Innanzitutto io amo lo stile di Catherine Valente perché è molto assertivo per certi versi, ma anche qua a livello lirico, a livello veramente della prosa è altissimo e quindi mi ha conquistata proprio così a mani basse. Lei riesce a mescolare questa sorta di oscurità a della speranza, creando queste sorte di immagini oniriche, assurde, però allo stesso tempo molto, molto tangibili. La sua è una storia che è un susseguirsi di, una narrazione, anzi, che è un susseguirsi di allegorie, riferimenti, giochi interni di collegamenti e di riprese, che metafore continue, insomma, è qualcosa di veramente molto stratificato. Anche ogni parola ha un peso che non è un peso composto solo da lettere, ma di mille altre cose. E poi uno dei motivi per cui lo amo, ed è una cosa che invece è diventata una delle, cioè dall'immortale in poi probabilmente, che poi se ci penso ci potrei mettere dentro anche la storia infinita tranquillamente in questo elenco, però esatto, cioè dopo la storia infinita probabilmente Valente mi ha riportato sul tema che poi dopo, cioè, ho cercato anche in altri volumi, che è quello delle storie sulle storie, no? E il valore che hanno e quanto amore noi abbiamo per le storie. Infatti, questo alla fine è un libro sulle storie raccontate, tramandate, quelle recepite, quelle riscritte, quelle che non vogliamo, che rigettiamo e che vogliamo invece delineare noi, quelle che si susseguono in un ciclo infinito, apparentemente sempre uguali, ma che poi non lo sono, ecco, che è un po' il succo vero della storia di Maria Morevna, cioè interrompere dei cicli, crearne di nuovi stando dentro un ciclo di storie. Valente riesce a combinare il piano personale intimo di Maria con quello fantastico e quello storico anche, ecco, creando questa congiunzione legata al desiderio ineludibile. Non si sfugge dalla propria storia, dal proprio destino e nemmeno dalla storia con la S maiuscola, cioè quella che avviene al di fuori di sé e del proprio percorso personale. E questo però lascia spazio a Maria di esplorare e dilatare tutti una serie di parametri, perché alla fine possono mutare i ruoli che uno assume dentro la propria storia, perché possono mutare i ruoli creati dentro la fiaba, diventano strumenti per raccontare il tempo stesso, sono gli
gli strumenti del racconto del tempo, asserviti però all'epoca nella quale si appoggiano, si svolgono. E insomma, Maria a un certo punto si chiede se tutto ciò che è di magico aveva i denti, perché lei è stranita da tutta una serie di elementi che sembrano avere fame di tante cose, significati, storie, compimenti, raggiungimenti. Ecco, e poi quel qualcosa di magico è qualcosa che solo Maria riesce a vedere, perché Maria riesce a vedere al di là di quello che c'è, quello che è apparente, quindi tutto ciò che è nascosto dietro gli oggetti e le azioni delle altre persone, e soprattutto dietro le parole. È affascinata, sconcertata, a volte anche spaventata, però è sempre incuriosita e va avanti, e sa andare avanti e riesce a trovare, a essere molto risoluta su questo, anche quando è estremamente doloroso. Cioè, io ho pianto come una pazza leggendo L'Immortale, veramente. Ci sono dei punti dove veramente ancora oggi sto proprio male, anche perché Maria è costretta ad affacciarsi verso tutto ciò di cui ha una tremenda paura e che la spaventa. E poi c'è quest'altra frase bellissima che dice proprio: una scelta non è mai la fine di una storia, ed è solo una delle mille possibilità, no, su cui possiamo affacciarci. Valente ce lo ricorda proprio attraverso la storia di Maria e questo ammasso enorme di tante cose emotive, razionali, fiabesche, del folklore, del mito, della traduzione, che poi però sono anche estremamente concrete, sono spiritate, fatte di carne, sono dense, sono corpose, sono vive. Non lo so, io proprio un affetto per questa storia, questa narrazione che è veramente, cioè, al di là di ogni razionalità. Siamo arrivati in fondo perché indovinate qual è la sorpresa finale, l'ultimo titolo del quale parliamo sorprenderà tutto il pubblico di YouTube, ma è Sei di Corvi, la dilogia, Sei di Corvi e il Regno Corrotto, perché in realtà Sei di Corvi è bellissimo, il Regno Corrotto per me è proprio, cioè, al di là di ogni capacità umana di accettazione e comprensione di quanto sia bello. Comunque, che vogliamo dire? Non siamo qua a sorprendere nessuno, però sarò breve su questo, visto che ci sono già numerosi contenuti sul canale che parlano di Sei di Corvi, perché per me è stato un libro che mi ha fatto quasi anche ritrovare la speranza nell'ambito di letteratura per ragazzi, e il motivo per cui mi sono innamorata follemente di Bardugo. È una storia che parla di ultimi, e io ho questo pallino che alla fine gli ultimi, prima o poi, troveranno la loro, come dire, la loro vendetta, ma una vendetta di quelle positive, cioè una vendetta che è molto simile al riscatto, ma un riscatto trasformativo, non solo un riscatto in termini economici, proprio ci ripigliamo a tutto quello che è nostro. E Bardugo lo riesce a fare benissimo, con una scrittura eccellente, una capacità di creare personaggi che veramente ti si appiccicano al cuore e gli vuoi un bene dell'anima, e soprattutto perché Sei di Corvi è un'avventura che riprende tante delle cose che amo, cioè a me gli heist, cioè l'avete visto, abbiamo tanti heist in questa lista enorme, quindi c'è la sorta di grande quest da portare a termine, e allo stesso tempo c'è proprio tutto il discorso della crescita personale, della banda di sgarruppati, veramente disgraziati che ne fanno parte. Lì Bardugo è bravissima, e quindi, che devo dire, io quando ho letto questo ero un po' che pensavo che ci fossero poche cose molto belle per ragazzi e ragazze, e poi ho letto questa dilogia e che mi ha rovinato la vita alla soglia dei 30. E quindi c'è speranza, cioè ci sono cose belle anche dopo. Questa cosa qua mi ha fatto molto, come dire, mi ha rincuorato molto, è diventata la mia più grande ossessione, e sono felice di viverla così a pieno. E poi provo un affetto immenso per questa saga, cioè in generale per il Grishaverse, perché trovo che per tanti punti di vista sia stato innovativo per l'epoca in cui usciva, per tanti motivi, però il punto centrale più forte rimane, cioè, ma proprio a mani basse, perché è superiore a qualsiasi altra cosa, Sei di Corvi. Ma anche al Test del Tempo, per me, è l'unico che resisterà veramente tanto al Test del Tempo. Quindi niente, cioè, come dire, sono una bambina di Sei di Corvi, lo ammetto, non ho paura di dirlo, una bambina un po' grande, però è veramente una storia molto intensa, poi divertente, ci sono un sacco di cose che io adoro, cioè personaggi rovinati dalla vita, che attraversano le più grandi paure, momenti super intensi dal punto di vista emotivo, e tanto, tanta azione, tanto divertimento, quindi la rende veramente ricchissima.
E niente, quindi siamo arrivati in fondo. Siamo arrivati in fondo. È incredibile, ma ce l'abbiamo fatta. Cioè, non credevo, devo dire che ho iniziato a dubitarne a un certo punto. Dopo che poi mi si è riscaricata la batteria, proprio ho detto: non ce la faremo mai, perché mi sono messa in testa questa idea. Comunque, allora, intanto fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se è stato utile, se è stata una sciocchezza, visto che comunque è uno dei video più richiesti del canale da anni e io ho sempre detto a tutti col cavolo che lo faccio. E invece proprio più ci pensavo, più mi veniva voglia di girarlo. E quindi niente, intanto ci sentiamo giù nei commenti così mi raccontate un po' se delle cose che vi ho raccontato c'è cioè qualcosa che vi ha stupito, qualcosa che vi ha lasciato un po' ma davvero e se qualcuno di quelli che ho letto vi è piaciuto o non vi è piaciuto. Insomma, come sempre, con il massimo della civiltà, ci sentiamo giù nei commenti. Ah, vi ricordo anche un altro paio di cose. La prima è che a ottobre è uscito Brucia la notte, che è un libro che ho scritto a 4 anni insieme a Michela Monti. Stiamo scrivendo il secondo, siamo all'opera e intanto se volete recuperare il primo lo trovate in tutti gli store. Io sono la peggior, come dire, promotrice di me stessa. Dall'altro lato, invece, se vi va di venire in Transilvania insieme a me una settimana dal 4 al 10 di luglio, trovate giù nell'info box tutte le info, quindi ci sentiamo lì. Bene, allora io come sempre non so quando arriverà il prossimo video, se arriverà bene, devo dire mi esaurisce girare i video e soprattutto l'idea di montarli, però insomma, e niente, spero che vi abbia fatto piacere, noi ci sentiamo giù nei commenti oppure su Instagram, su TikTok, insomma in tutti gli altri spazi e seguite anche il podcast di Frecciatine, che è il podcast che ho creato insieme ad Elena di Miss Nerili, dove parliamo di editoria e ci divertiamo un po' a deviscerare vari temi legati, insomma, al mondo dei libri. Direi che tutto è tutto, ecco. Vi ringrazio per aver trascorso un po' di tempo insieme a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!